Buongiorno, sono Borghi Mauro, il responsabile della Commissione Italiana Canoa Kayak del settore disabili. Oggi a Casalecchio di Reno, per la prima volta in assoluto, sono stati fatti i campionati italiani di canoa slalom dopo 8 precedenti meeting. Dopo che i parametri richiesti dal Comitato Italiano Paralimpico sono stati coperti con la rappresentativa di 10 società, 6 regioni e 22 atleti. Oggi è stata una giornata veramente importante, fortunatamente il tempo è stato clemente, quindi questo ha aiutato molto. La presenza degli atleti complessivamente tra disabili e normodotati è arrivata quasi a 300 presenze, quindi gran successo per il Canoa Club Bologna che ha organizzato, e tanto di cappello anche dal punto di vista organizzativo, perché per quel che riguarda anche gli atleti disabili hanno avuto l'appoggio e il sostegno della Protezione Civile e praticamente tutte le strutture e i servizi erano agibili. Questa è una cosa molto importante che spero e auspico che in futuro altre società sportive abbiano un occhio di riguardo e un po' di attenzione nel confronto degli atleti disabili. Detto questo, vorrei aggiungere alcune cose molto importanti sempre nel settore della disabilità, perché la canoa italiana del CIP, che vogliamo ripetere è il Comitato Italiano Paralimpico, ha ottenuto dei risultati con un protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Canoa Kayak molto importanti, perché non meno di una settimana fa c'è stato un convegno a Montreal dove erano rappresentate tutte le federazioni straniere, e lì è stato deciso di prendere in considerazione ufficialmente la disciplina della canoa a livello internazionale. Questo serve perché già a maggio ci saranno i campionati europei all'Idroscalo di Milano, e quest'altr'anno nel 2008 ci saranno i primi campionati del mondo a Montreal in Canada. Questo servirà per trampolino di lancio per le Olimpiadi di Londra 2012. Quindi tutto questo aiuta a raggiungere questi obiettivi molto importanti, e la cosa più importante di tutti è gratificare questi atleti che secondo me lo meritano tantissimo, perché il loro spirito di sacrificio e costanza e coerenza nelle cose pur di arrivare, diciamo che è l'obiettivo e il premio più importante per tutti. Grazie.